Non avevo Che capito fai perché. qua? Sorpresa? Ah, che bella sorpresa! Qualche giorno sono venuta. Hai fatto bene, hai fatto bene. Vieni. E tu? Hai molto da fare? Stamattina proprio abbiamo scoperto un omicidio. Saranno giornate dure. Però la sera stiamo insieme. Ma sì. Senti, dobbiamo andare perché è tardissimo, ho pochissimo tempo. No, dai, rimaniamo qua. Come rimaniamo? Non vuoi andare al ristorante? No. E che facciamo? Ci facciamo due spaghetti qua? Magari. Che significa magari? Dopo. Dopo? L'ho sentito dopo. L'hai detto. Quando dici dopo così mi fai passare l'appetito. Livia, Livia, benvenuta. E ovviamente grazie. Non solo Livia, Strele, Bertolucci, Carmelo Bene, Marco Tullio Giordana, Checco Zalone, Albanese, perché esce domani questo film che ho visto ieri sera fino alle 2 di notte, perché ho iniziato a vederlo, sono arrivata grazie, tardi ragazzi. Per altre cose, però io i film li vedo sempre quando vengono gli attori, che si intitola Grazie ragazzi, diplomata in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, in recitazione presso la Scuola del Piccolo Teatro, insomma parliamo. Una grande testa, oltre che una grande attrice. Di Livia cosa mi dici? Sono curiosa di questo personaggio. Stavo riguardandola adesso insieme a voi. Beh, sono stati per me 5 anni, perché sono entrata in corsa in una storia già di tradizione, per abbracciare il personaggio di Livia, e è un pezzo di cuore, sì. Un pezzo di cuore di tutti gli italiani anche, e non solo degli italiani. E ti vediamo qui con Carmelo Bene, perché sono curiosa di sapere com'è andato il vostro incontro. C'era una volta un re. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Bevila e in pochi giorni sarai guarito. È dolce o amara? È amara, ma ti farà bene. Se è amara, non la voglio. Dar retta a me, bevila. A me l'amaro non mi piace. Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per rifarti la bocca. Dov'è la pallina di zucchero? Eccola, qui. Come andò? Beh, è uno spettacolo che ricordo con precisione, e un lavoro che ricordo proprio e ricorderò sempre nel tempo, perché per me è stata l'esperienza, quella dell'incontro con Carmelo Bene. Con i geni. Ma è vero che dovevi salire sul palco e recitare dei versi al microfono e lui... Come andò? Che tu non andavi a esibirti? Com'era tutta la... ma sì, attraverso la notizia data da una mia amica sono entrata in questo piccolo teatro dove lui teneva delle audizioni, ma non si sapeva bene per chi, per cosa, per che cosa si stesse cercando. C'erano moltissime persone, molte ragazze, molte attrici, e c'era Elisabetta Pozzi che stava lavorando con lui e alla Delchi. E quindi io sono rimasta giorni ad ascoltare le altre persone che si succedevano, e ero anche un po' spaventata, quindi non mi sono rimasta... È molto sfidante, anche perché se uno non sa perché cosa deve recitare, no? E quindi lui mi ha fatto toc toc. Ti ha stanato. Sì, e da lì poi è partito un periodo per me indimenticabile e molto intenso di lavoro, di ricerca, e di studio, perché Carmelo Bene era un artista che si immergeva H24 nell'elemento e non staccava mai. Sei sposata con Fabrizio Gigifuni, che è anche attore, anche lui grandissimo. Vi siete conosciuti sul set, ovvero della Meglio Gioventù. Noi ci siamo conosciuti a teatro. A teatro, e poi avete recitato insieme varie cose. Ecco, tra cui anche appunto la Meglio Gioventù. E reciti, hai lavorato anche in televisione. Sono curiosa di sapere come si passa dal teatro
Abbiamo parlato a lungo di Mariangela Melato all'inizio, no? Anche lei faceva teatro classico e poi film più divertenti e ironici. Tu hai recitato anche con Checco Zalone, no? Che certo. Facevi la terribile persecutrice di Checco. La povera dottoressa Sironi. Io dico povera perché in fondo è una povera disgraziata. Nel senso che viene distrutta dal tornado Checco Zalone. Quindi in effetti... Lui è davvero un tornado nella vita, nel sul set. Sicuramente un tornado. Sì. Adesso dicevamo appunto siete al cinema con questo Grazie Ragazzi che io ho visto ieri sera, un bellissimo film per la regia di Riccardo Milani, c'è anche Antonio Albanese che è il protagonista e la Sonia è la direttrice di questo carcere dove praticamente è un doppio riscatto, cioè il riscatto di questo attore fallito che all'inizio si vede interpretare un... È un attore infelice perché non riesce a lavorare, non è fallito, ha una grande passione e anche un grande talento, ma non riesce a trovare spazio. Infatti il termine fallito, diciamo, non era un giudizio morale, ovviamente. No, io subito prendo le parti. Cioè, fa bene, perché poi il fallimento è un concetto talmente ampio, non sì, è che se uno, certo. uno può essere non appagato nel lavoro, ma diciamo appagato da altro nella vita, che arriva in carcere e fa recitare appunto questi ragazzi e accadono una serie di cose imprevedibili. Vediamo una clip. Aspettando Godot di Samuel Beckett. Cosa? Aspettando Godot. Con dei detenuti che non hanno mai letto Beckett. Esatto, è una cosa bellissima. Lei si rende conto di quello che sta dicendo? Ma lo sa cosa significherebbe per voi questo progetto? Diventereste un carcere modello. Una cosa così non passerà certo inosservata al ministero. E voi avrete un ritorno d'immagine pazzesco. Anche se fosse, lei ha pensato a quante ore le servirebbero? Due mesi. Come due mesi? Tre volte alla settimana. Per quattro detenuti, come li giustifico? Cinque ti mi servirà tu come assistente. Ma poi scusi, in tutto questo, Michele è d'accordo? Oh, Michele ci darà il suo teatro, è entusiasta! Col c***o, Tonio, ma perché qui poi? A parte che qui, anche volendo, tra spettacoli, corsi di danza, scuole, la programmazione è chiusa, Tonio. C'è il lunedì. Il lunedì è riposo. Per una volta non ti riposi. Sì. Senti, potrebbe essere un grande successo. Sì. Aspettando Godot, con dei detenuti che non hanno idea di chi sia Beckett. Antonio, questi non solo non sanno chi è Beckett, non sono neanche degli attori, oltretutto tu non sei neanche un regista. Devo dire, interpretato magistralmente, fa anche molto ridere e sì. Poi c'è... diciamo un esito assolutamente imprevedibile, storia vera avvenuta in Svezia, mi sembra. Svezia negli anni Ottanta, con Beckett vivente che ha seguito questa storia dall'inizio alla fine. Beckett, per chi non lo sa, insomma, è il teatro dell'assurdo, per cui è tutto, è un teatro nel teatro, no? Il film. Sì, il teatro è proprio il cuore della storia. Per te recitare che cosa è stato nella vita? Qualcosa a cui non potevi rinunciare? Qualcosa che è venuto per caso? Una scoperta. Come è arrivata? In un momento in cui era necessario prendere una decisione per la vita e veramente non sapevo cosa fare. Stavo finendo con il pianoforte in conservatorio e dovevo prendere una decisione, è successo. Non avevo premeditato nulla. E come è successo? È successo che ho visto questo bando per la scuola del piccolo e ho provato. Non avevo nessuna esperienza. E poi passo passo ho capito nel fare quanto quella fosse la casa e un luogo giusto per me. Devo dire ti siamo grate perché cioè, ci possiamo diciamo avere godere della tua esibizione. So che hai lavorato anche con Franco Battiato. Sì, sì. Siccome noi lo amiamo moltissimo, me lo dai un ricordo di Franco? Franco, sì. Chiamò me e Fabrizio Gifuni, mio marito, dopo La meglio gioventù. E per il suo secondo film Musikanten sulla vita di Beethoven che è interpretato da Jodorowsky e mi chiese di partecipare come coprotagonista e gli ho detto subito di sì e poi è nata una bella amicizia e che negli anni ho la partecipazione anche al suo terzo film e anche a un programma per la RAI dedicato a uomini e donne straordinarie che si intitolava Bitte keine Reklame.
Lavorare con tuo marito è arricchente o delle volte uno si porta a casa anche lo stress da lavoro? Ma in verità, appunto, con Fabrizio abbiamo lavorato moltissimo, ci siamo conosciuti a teatro, lavorando a teatro insieme, e abbiamo lavorato a lungo insieme. Poi al cinema è successo più volte, con Marco Tullio Giordana, con Liliana Cavani, e anche in alcuni concerti, letture insieme. Negli ultimi anni abbiamo lavorato poco insieme, ma diciamo il nostro scambio continua a casa, perché è un lavoro che ci si porta a casa, nel bene, diciamo, perché è uno scambio vero. Peraltro so che sei molto appassionata di poesia e in particolare di Alda Merini, qui Cannoletta si commuove, e so anche che sarai a teatro con Chi ha paura di Virginia Woolf, qualcuno ricorderà il ruolo interpretato al cinema da Elizabeth Taylor. Sì, tra l'altro sarò in scena, noi abbiamo già ripreso la tournée, perché era partita a gennaio dell'anno scorso e l'abbiamo ripresa adesso, e saremo a Roma al Teatro Argentino dal 31 gennaio, e sono in scena con Vinicio Marchioni, che è uno dei protagonisti del film. È uno, peraltro bravissimo, è stato anche qui nostro ospite, peraltro è uno, presente, è un po' un piccolo boss del carcere, e che anche lui subisce una trasformazione, insomma, vabbè, dovete andarla a vedere. È un cast bellissimo. La sera cosa dovete fare? Andate al cinema, perché quell'emozione delle luci spente, dei riflettori che si accendono, non ve la dà nessuna piattaforma televisiva, nessuno schermo di computer, nessuna patatina sgranocchiata sul divano. Quindi andate al cinema. No, è così. Lo sai, qualcuno dice lo vedo a casa. Ho capito, ma vai al cinema, è molto più bello. Però ho detto qualcosa che non devo dire. No, l'immagine della patatina. Sulla è patatina sgranocchiata, no, perché, ci sei piaciuta tanto. Perché è una cosa molto liberatoria. Il carrettino, so, delle caramelle. Esatto, il carretto vendeva gelati. Grazie Sonia Bergamasco, grazie. Andate a vedere quei bravi. Grazie ragazzi, grazie ragazzi.